Si gira, sono in onda? Sei in onda. Bene, posso nuotare. Quando smontate il motore di avviamento, prima cosa che sbullonate è la presa di corrente, cioè il cavo che portate alla tensione. Mi raccomando, d'accordo? Attaccare al telaio che non si muova. Allora, attenzione, buona norma, questa è la prima. Così non corriamo rischi. Seconda, tenere con una chiave un po' assottigliata il controdado che sta sotto, in modo che non giri per i cavoli suoi mentre sbullonate quello sopra. Il suo aiuto è sì, perfetto, meraviglia. Mai avuto una squadra di allievi così attenti, neanche parla. Allora, si toglie il primo dadetto con i guantini con i quali non sono abituato a lavorare, però oggi è giorno festivo. Oggi sei ginecologo. Grazie. Che tradotto in veneziano sarebbe Varda Frito. Non è a guardamone. Ma dai, sì, elegante, no. Chiavetta da 10. Senza scottarvi le mani, possibilmente, neanche perdere la chiave che non la trovo più. Eccola qua. Guarda. Che gli sta facendo? Ok. Luca, devi tirare giù il motorino della tua, né? Io sono già a posto. Almeno spero. Ecco, questo motorino, per dire, non era mai stato smontato e si nota da quanto erano tirate le viti. Perché in Yamaha hanno un brutto vizio, tirano troppo le viti. Perché sanno che i terremoti dai a prevenire. No, è che sanno che i prigionieri del tenere si allungano e bruciano la guarnizione della testa. Anche questo è vero. Ma quanto sono emozionato con tutte queste telecamere. Sono quasi sudati. Difatti, che sudi. Ma che boia. Ecco, a questo punto il motorino potrebbe anche uscire dalla sua sede tranquillamente, non c'è problema. Se non è. Sì, no, poi hai fatto caso in così. Ragione. Sapere quanti siamo. Ho detto già alla Stefi di cercare di fare un peso, se riusciamo, di quanti siamo. Ho capito. Sì, sì, quello lo posso fare io, ragazzi? Dino, ci raduniamo tutti un attimo, Ci raduniamo, facciamo di raduniamo tutti onestamente e sinceramente. Dentro e fuori, allora, adesso il motorino può uscire dalla propria sede. Andiamo due o tre a spaccare la faglia. Questa è un'officina o un congresso di politica? Anche l'officina è qui. No, però scusa, io ne faccio. Basta sfilarlo dalla sua sede, non esce olio, non esce niente, tranquilli tutti quanti. Allora andiamo senza pagare. Andate a pagare anche loro. Dai, hanno un caso, hanno un casco, pagano anche loro, vai. Una è un braccio. Ecco qua. Partorito. E questo è il famigerato motorino d'avviamento. Ci fai una ripresina così, vedi che questo era quasi perfettamente dritto, quindi non aveva subito grossi attorcigliamenti, quando ne ho trovati che avevano addirittura questa inclinazione, tanto da segare i tiranti per non riuscire a smuoverli. Ok, adesso lo sostituiamo con questo qua, che è un motorino identico revisionato dal povero Bruno, in arte povero Geronimo, con debito rinforzo. Ok, prezzo di listino. Questa è la risposta al prezzo di listino. Anima di mortacci. Non l'hai detto però, ma li mortacci. Bruno, ti sei in diretta. Oh, ma se qui servivi una mano da smontare mi chiamavi, io sono bravo a smontare. Bruno, io sono bravo a smontare. Dopo gli chiedo alla linea se sei bravo a smontare o a montare. Adesso devi montare. Devi montare. Vuoi un po' di olio da cucina? Fammi vedere come fai a montare. Qui serve una cosa sola. Spesse volte il motorino montandolo
i denti si incrociano uno contro l'altro e allora o smuoverlo o qualcosa del genere. O un grosso martello, ma per la modestia, sì. Usato con una certa... Vuoi un martello, Bruno? Più è grosso il cugino, più è grosso il martello. Bruno, vuoi un martello? No. Sicuro? Che no, cosa ne vuoi fare? La moto e te lo prendo, il martello. No. Ce l'ho sempre dietro io. C'è la ferramenta, posto. Scotty. Il martello ce l'ho sempre. Non si sa mai chi ti rompe i coglioni per strada. Tu prendi il martello e glielo fai vedere. Allora, Bruno adesso sta girando leggermente il rotore del motorino in maniera tale da trovare un'altra fase per i denti. Perfetto. Io spererei di no, però sì, guardarmi. Il consiglio è quello di girare di metà del passo angolare tra i denti. Bruno, siamo tutti curiosi a sapere come si monta. Mo te lo faccio vedere. Aia. Io però un po' di olio sullo ring ce lo metterei. Lo so. Una marca di gomme buone per la moto. Sì, che può andare a prendere una bottiglia di olio da cucina. Non è uno scherzo. Sì, l'ho scritto sul sì. Sul secondo tavolo lo trovi. No, eccolo qua. Ah, l'ho già trovato! Sulla Suzuki metto le danno. No, sulla drag strada le danno. Bruno, vanno bene le danno? Calma un attimo, ci stiamo facendo un altro lavoro. Allora, un po' di olio sullo ring dovrebbe servire per agevolare lo scivolamento. Che in effetti qui non me lo ricordavo, ma avevo messo lo ring nuovo. Non c'è scritto. Ed è secco. Ed è secco, chiaramente. Adesso vedo perché devo cambiare, perché in mezzo sono quasi c'è ancora appena. Mi sa che se lo dai in giro di frase mi tocca girarlo ancora perché sto qua mi fa danare. Mi sembra di essere a Napoli qua. Ecco, lui doveva dire la sua cazzata di teoria. Allora, se girate di un dente e lo rimettete nella stessa posizione non entrerà mai. Eccolo fatto. Guardano, è uno che lavora. Addirittura. Un applauso per Bruno. Grazie. Bravo. L'ha messo dentro. Bruno. Che fatica. La sudata. Giovanni, vai in Mona. Scusa, uno che con tutte queste telecamere poi ti dice anche l'hai messo dentro. Vai in Mona, appunto. Se lo pubblichi su YouPorn non so cosa si dice. C'è anche la cinepresa che ti prende, che vuoi da me? Amati. Non è la condizione migliore per lavorare. So, con tanti rompicoglioni attorno. Ma non siamo rompicoglioni, siamo curiosi. Anzi, no, ma non ci avete un cazzo da fare qua. No, abbiamo un cazzo da fare, allora qual è il problema? Okay, è difficile vedere il maestro all'opera. Quindi due buloni di fissaggio del motorino. Due buloni, beh sì, bravo, commento. Due buloni di fissaggio del motorino. Bruno, sì. Ci avrei da fare un lavoretto sulla mia. Senza stringere eccessivamente, perché tanto non serve, e anche perché il carter è pur sempre in alluminio. Quindi meglio non... Col bulone d'acciaio, tirandosi, rischia di sfilettare il basamento. Si chiama sensibilità meccanica, non ce l'hanno tutti. È meglio farsi un pochino di addestramento su delle parti che puoi buttare via. Bravissimo. L'unica cosa, la cosa migliore. Comunque adesso ti faccio sentire. Siamo qui per fare anche un po' di scuola di quel poco che posso sapere, quindi ben volentieri. Non c'è problema. Sbloccare la batteria, la moto del cambio di la mia bucata. Quanto tirare una vite? Lo so. È sempre un handicap, dopo te ne rendi conto. Tampone. Quello che sto più qua, è il la peggiore. È un po' tutto soperto a caso. Grazie mamma. A posto. Grazie mamma. Te la soli. Sono un concetto di vin. ci starebbe. Vado a prendere. Bravo Giovanni. Non ho capito. Dove c'hai il tuo bicchiere? Ma che acqua va? No, ma tanto c'è. Bruno! Bruno! Ehi! No! Cos'è? Acqua! Grazie! Qui sì, va bene! Che vergogna! Qui che lavora, ma che acqua! Acqua! Dopo anche il vino!
da dove te ne hai tirate? Io? No, ma Bruno, ma tu fai un decimo di giro in più, ok? Tu cerchi di sentire quanto ti serve a fare, guarda di qua. Sì? Questo spostamento qua. Una volta che è arrivata a battuta, Bruno, è arrivato a battuta. Prossimo raduno è meglio che stai a casa. Tu devi fare con la chiave da qua a qua. Sì, sì, prova. Vai ancora, ancora. No. Questa è la forza che. Per sotto? E te credi di cavartela così col cazzo? Lavora adesso! Scottati anche te! Scottati anche te! Comunque ragazzi, Bruno, okay. Questo Vani, di la moto è sua e la mette a disposizione chi vuole fare pratica. Faccia pure quello che vuole, tranquillo, smonta che non è cagliato tre motorini. La moto è sua. Okay. La dinamometrica si sbaglia. Sì, la dinamometrica. A 100 km sono da casa, è quello il rischio. Anche perché capita spesso che sono già criccati i filetti, soprattutto quelli vecchi. E se non si ha sensibilità, la chiave dinamometrica fa solo danni. E poi lui è stato elegante, li ha chiamati cricati, ma in realtà possono ti puoi trovare rovinati veramente, non capito? Allora ha maggior ragione quello che sta dicendo. E infine il cavo di alimentazione. Esatto. Come fa a lavorare che mettendo su le fotografie? Allora, attenzione sempre a non far toccare il cavo di alimentazione a qualsiasi parte della moto. Possibilmente sì, anche se abbiamo la matematica garanzia che qui non arriverà mai tensione. Perché abbiamo tolto le chiavi. Perché abbiamo tolto la chiave. Ecco, tenere ferma, guarda qua, sotto la chiavetta, perché dentro c'è un bullone a testa quadra. Se tu lo fai girare intorno, dentro c'è un innesto in rame su una sede di plastica. Quando spacchi quella ecco appunto dove c'è tipo la massa, ecco. Allora se lo tieni fermo dov'è, quello sta fermo, non avrà nessun problema, non rovina mai niente. Certo, basta, perfetto. Adesso mettiamo a posto il cappuccio e questa è l'operazione più difficile di tutto il resto. Sì, perché è una rottura delle balle, sai qua. Sputa che! Sputa che! E dovevo mettere che l'olio prima. Bruno però su 6,50 ti va fuori l'odio quando lo sfili. Sì, 6,50 sì. Sì, è un'altra cosa. È più basso. Infatti su 6,50 il motorino non si cambia mai. Boh, vabbè. Siamo tranquilli. Cambi la moto. Faccio. Il proprietario. Oh, ecco. Ah, chi mi sta sempre indietro, poveraccio. È quello che dovrebbe essere più. Metti moto, te l'onore. Pronti con l'applauso, eh. Ascolta il rumore. Chi era quella che ci ha fatto il caffè? Qua. Bruno, metti su quello prima. No, non abbiamo sentito prima come faceva, eh. Adesso ti faccio vedere il problema del tuo motorino, dove, a parte la torcigliamento che c'era e non c'era, anche se sinceri. Ti faccio vedere il problema dove era. Lo smonta tutto, se non basta, non ne parlare. Alla faccia dei miei meccanici che non capiscono un cazzo di moto. Ma no, dai, poveracci. Non è che non capiscono un cazzo, è che non c'hanno voglia di tribulare. Gio, gli hai detto che cosa ti ho detto. Non c'ha voglia di tribulare, Enrico. Non c'ha voglia di tribulare. Sì, però 800 euro per cambiarmi tutto. Ma gli costa di meno cambiarti il pezzo, sì, eh. Sul motorino non risolvere il problema. Ma perché? Perché se no è tribulare. Costa 550 euro col 40% di sconto. Quanti soldi sono? 240. Ok. Quindi prendono 240 euro sul motorino, più ti mettono in conto il lavoro. Ok? Hai visto quanto ci vuole? Che sia no, mezz'ora. Perché se sei sul elevatore è un divertimento, fa poi se ce l'hai sul banco appunto è una cretinata. Allora, renditi conto che per il tuo motorino hai risolto il problema, però certo. Cioè, nel senso che il prossimo si attorciglierà o si consumerà questa frizione che adesso ti farò vedere.
Renditi conto che per il tuo motorino antiribaltamento non mi ha portato la sella dell'Alex. Sei in debito. Quindi gli devi un bicchiere che lo va a pagare. Tu mi calza, no? Vorrà dire che quando viene a Biella c'è la birra pagata. Ma a dire la verità c'è un passaggio di rientro pagato, quindi mi va bene. Mi posso ritenere pari. Bruno, posso cambiare anche la Biella. La Biella? Biella. Prima di sera magari. Adesso dobbiamo andare su un posto dove ci sia un punto dove poter battere, perché qua mi sa che la radice è ancora un po' pochino. No, aspetta, aspetta. Allora, visto che stai facendo un servizio completo, questo viene via lo stesso, è il gruppo delle spazzoline. Attento. Hey! Mago Silvan. Aveva grippato qua dentro, eh. Aveva grippato qua. Come fa a lavorare sto avuto questa fotografia? Ma è brutto? Guarda che roba, non viene neanche lì. Questo è il gruppo Spazzolini. Quando il motorino si attorciglia come normalmente, questo indice qua sparisce completamente, cioè viene tranciato, buttato via. Questo che va in quella sede è completamente storto, tanto che mi tocca segarlo per farlo rientrare, ok? Adesso vi faccio vedere il resto. Questo andava anche bene, ma veramente bene. È il pozzo nero? No, quello è il consumo delle spazzoline. No, è la polvere di spazzole. È normale. Che un po' si miscela a un pochino di grasso e fa il pastone. Ecco, allora qui c'è quella specie di cambio epicicloidale che serve a fare da riduttore fra il pignone motorino vero e proprio e l'ultimo pignone che è, mannaggia come che si suda, questo qua, visto? Qui il vecchio motorino si fermava qua, il nuovo più intelligente ha fatto una modifica. Ne hanno tre se non sbaglio, il nuovo. No, sempre due. Anche il suo nuovo. Eccola qua. E questo è il tuo problema. Allora, tra qua e qua hanno fatto questo innesto conico, che non è altro che una frizione. Originariamente, mannaggia, mi brucia gli occhi. Portami un'ombra, Giovanni. Tampona. È già l'ombra, Bruno. Soffiate, per favore. Originariamente, quando nasce questo motorino qua, fra qua e qua. Passa da vin, però. È un compressore. Ci passa circa. Grazie. Guarda che mi brucia il sudore, mi brucia gli occhi. Nessuno che so. Troppo elegante. Allora, tra qua e qua originariamente ci passano dagli 8 decimi al millimetro vero e proprio. Questo slitta per non grippare la frizione, per non grippare la ruota libera, per non rovinare la ruota libera. Però tu capisci che è ferro contro ferro, o acciaio contro acciaio, quello che vuoi chiamare. Slitta una volta, slitta due, slitta tre. Eccolo qua, va a finire in battuta completa, non c'è più materiale di frizione e slitta completamente. Quel che sentivi era questo che girava a ruota libera, tranquillamente. E fortunatamente si surriscaldava ancora di quel tanto per grippare e ti mettevi in moto. No, fra 10-20 accensioni non andava più in moto, slittava e basta, vedi, slitta tranquillamente. Se tu ne prendi una copia di nuovo, a questa distanza qua, cioè circa 8-10 decimi, anche 12 a volte li trovo, li spingi uno contro l'altro, grippano, perché si inchiodano, sono conici, li vedi? Ecco. Quando hanno consumato la conicità, e questo naturalmente non te lo forniscono a ricambio, se altro modello. €550 un altro motorino. Adesso sai cosa devo fare io? Prendere questo qua, rigenerargli il materiale mancante, non farlo più funzionare come frizione, perché lo incollo nel vero senso della parola e torna ad essere il motorino vecchio tipo che andava meglio di tutti. Ante 2002. Qui siamo lavorati in una giornata, a casa con hai capito? E ritorno ad essere il motorino normale. Ok? Grande, grazie Bruno!
Sono il 1100, 2002. Dai ragazzi, guardate.